In collegamento telefonico con il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, al termine della riunione con il prefetto di Salerno. Allora, sindaco, com'è andata? Ci sono nuove disposizioni? Ci racconti e faccia sapere ai telespettatori di Cilento Channel che in queste ore sono in ansia. Innanzitutto un saluto a tutti voi. Sì, è appena da poco finita la riunione in prefettura. Ma noi, come abbiamo detto, la prima indicazione che derivava dalla ordinanza del Presidente della Regione era quella di sospendere le attività didattiche e immediatamente avviare un lavoro di disinfezione delle strutture. E noi immediatamente siamo attivati già questa mattina, abbiamo verificato il fatto che la provincia non si stava muovendo rispetto a questo, ritenendo che dovesse essere direttamente il plesso scolastico a fare questo servizio. Quindi ci siamo proposti noi per farlo sia nelle scuole, diciamo, di competenza comunale che nelle scuole di competenza provinciale, per dare a tutti i ragazzi naturalmente lo stesso servizio. Quindi come di Agropoli sostituirà la provincia e provvederà a fare questo servizio in tutte le scuole. Naturalmente sì, abbiamo ragionato poi dopo questo che abbiamo già attivato noi questa mattina, abbiamo ragionato insomma di quello che deve succedere. Abbiamo stabilito un tavolo di coordinamento più ristretto dove di cui io faccio parte, un tavolo diciamo che in qualche modo sarà a continuo contatto con la prefettura e tutti gli altri organi competenti, l'ASL eccetera, che avrà un po' il compito di monitorare e aggiornare tutti gli altri amministratori, perché l'idea che è corretta è quella di fare in modo che ci sia un coordinamento, cioè che non ci sia il sindaco che chiude le scuole e il comune magari a fianco di sindaco che non le chiude. Stiamo cercando di dare una linea comune di comportamento e cercheremo di seguirla mantenendo una unità di crisi tra virgolette operativa di continuo. Non sappiamo però dirvi, proprio per questa continua evoluzione dei fatti, che succederà dopo il 1° marzo, nel senso che noi sappiamo oggi che abbiamo chiuso le scuole, sappiamo che dobbiamo evitare manifestazioni particolarmente grandi nei prossimi giorni e sappiamo anche insomma che dobbiamo fare questo lavoro di pulizia delle scuole. Per il resto ci aggiorneremo giorno per giorno. Io cercherò di aggiornarvi insomma giorno per giorno, anche perché non sappiamo oggi non abbiamo una certezza, per esempio non c'è la certezza definitiva che almeno ad oggi, ad ora, non abbiamo la certezza definitiva che il caso di Vallo sia definitivamente conclamato, nel senso che noi abbiamo il concreto sospetto perché i test fatti qui risulta positivo, però bisogna aspettare i test fatti all'ospedale Palanzani a Roma. Sindaco, lei ieri già attraverso un video ha spiegato che la 26enne non è entrata nella città di Agropoli, ma oggi circolano altre voci e c'è qualcuno che addirittura dice che ha presenziato al carnevale di Agropoli. Possiamo smentire questa cosa? Lei ha parlato con... Sì, l'ho già smentito ieri sera, non so se nel video di ieri, proprio sì, qualcuno sta dicendo già che è venuto ad Agropoli, non è vero. Tutto quello che lei ha fatto è stato puntualmente monitorato dai capelli del NAS, perché loro compiono avviare subito un'azione di prevenzione per tutti gli incontri che ci sono stati. Non ha assolutamente partecipato al carnevale di Agropoli, però io ribadisco quello che ho detto ieri, insomma qui ci bisogna fare anche un po' di collaborazione. Il cittadino deve essere il primo a farsi parte dirigente. Se ci sono notizie che noi non abbiamo, il cittadino deve comunicarla agli organi competenti, scelta chi vuole, può scegliere il sindaco, il comando dei vigili, può scegliere i carabinieri, può scegliere l'ASL, scelga chi vuole, perché noi siamo in coordinamento, siamo agendo in coordinamento, ma comunichi le notizie che sa. Non sarà consentito nessun atteggiamento di gioco con la paura degli altri. Questo è un reato, come ho detto ieri, e noi lo perseguiremo. Cioè chi si comporterà in questo modo, cioè non ti dà le notizie reali agli organi competenti, ma lo giocherà con la paura degli altri, sarà severamente perseguito. Non possiamo consentire oggi atteggiamenti di questo tipo. Mi auguro veramente però questo non sia, che sia una totale collaborazione da parte dei cittadini. Tutte le notizie, anche quelle che possono sembrare non importanti, devono essere comunicate. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere tutti.
Un'ultima domanda, Sindaco, per quanto riguarda invece l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, lei ha avuto contatti con il direttore sanitario. Ecco, molti si chiedono a questo punto se il pronto soccorso, l'ospedale stesso, sia in sicurezza dal punto di vista sanitario. Che cosa può dirci? Come sapete, diciamo, a Vallo già era stata montata l'attrezzatura esterna che insomma, viene utilizzata tutti i soccorsi della Regione Campania, cioè c'è una struttura esterna, una tenda esterna fornita dalla Protezione Civile Nazionale, una tenda diciamo, di quelle più moderne attrezzate insomma, proprio per fare dei campi, degli ospedali da campo, che è stata già utilizzata ieri sera per tenere la persona in luoghi separati, quindi tutte le procedure che dovevano essere seguite sono state seguite. Certamente c'è sempre un po' di preoccupazione, ma alle notizie che ho io, confermate dal direttore generale, insomma, solo che tutto sia svolto nella maniera più attenta possibile, seguendo le prescrizioni normative.